Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho immediatamente dichiarato la mia disponibilità a riferire a questa assemblea in merito all'operazione di polizia che ha portato all'arresto a Milano del cittadino marocchino Abdelmajid Touil, sospettato di essere coinvolto nell'attentato terroristico al Museo del Bardo di Tunisi. Coerentemente con la lettera e lo spirito dello strumento dell'informativa, riferirò a quest'Aula i fatti e terrò fuori gli argomenti della campagna elettorale. Qui, e questi sono i fatti, stiamo parlando dell'arresto di un sospettato di terrorismo, stiamo parlando di un successo investigativo per le modalità e i tempi in cui esso è avvenuto, stiamo parlando della buona cooperazione tra diversi paesi nella lotta al terrorismo, stiamo parlando di un decreto antiterrorismo convertito da quest'Aula che ha trovato applicazione e buon funzionamento in tutti questi mesi. Il capitolo che si è aperto nel dibattito pubblico e politico relativo al nesso tra l'immigrazione, i barconi e il terrorismo. Bene, nella informativa che ho reso a settembre dello scorso anno e che volli fortemente rendere in Parlamento io, ai due rami del Parlamento, quella riguardante la minaccia rappresentata dal terrorismo fondamentalista e soprattutto dall'Islamic State, ho affermato testualmente che sarebbe stato controintuitivo, considerate le dimensioni del fenomeno migratorio e le modalità in cui esso si manifesta, poter ritenere che il nostro Paese non fosse esposto a questa forma di rischio. Non ho mai escluso dunque che questo pericolo potesse concretizzarsi. Signor Presidente, colleghi, non ce ne voglia il Ministro Alfano, ma il nostro interlocutore riteniamo sia oggi il Presidente del Consiglio Renzi. Signor Presidente del Consiglio, la sicurezza nazionale è cosa troppo importante perché la si lasci alla sola sua persona, signor Presidente del Consiglio. Ci rifletta, signor Presidente del Consiglio, faccia autocritica e cambi verso. Altrimenti ne verrà travolto. Grazie, signora Presidente. Grazie, onorevole Brunetta. Credo che tutte le sparate propagandistiche fatte da Salvini ieri e altri attacchi oggi non possono contestare una questione, e cioè che se un terrorista passa attraverso i barconi, egli o rischia di annegare oppure viene, diciamo così, identificato in tutti i suoi aspetti. E quindi da questo punto di vista io non capisco per niente il tipo di polemiche che sono state fatte. Quindi non capisco il senso, se non per una malintesa campagna elettorale, del fatto che siccome noi abbiamo identificato e arrestato questo marocchino, il Ministro degli Interni si deve dimettere. È una logica stringente che però non appartiene agli esseri umani. Sta in una dimensione che ci sfugge interamente. Grazie, signora Presidente. Ma è un Paese in preda a una psicosi collettiva, quella che davanti a un caso di questo tipo, di un arresto, entra nel panico, convoca le aule parlamentari, chiede a gran voce dimissioni di ministri, chiusura delle frontiere, bombardamenti a tappeto. Quello che non si rende conto che siamo davanti a una situazione drammatica per la storia dell'umanità e che quindi certe discussioni andrebbero affrontate con la dovuta serietà. A noi sorprende quanto è avvenuto oggi in quest'Aula. Sorprende una totale omertà da parte del Governo e da parte anche di alcuni colleghi che nella sostanza hanno voluto sminuire quanto è accaduto e, malgrado le rassicurazioni del Ministro Alfano, che ha detto no, forse io avevo detto che nei barconi potessero essere clandestini, però non ci sono stati, ricordo che questa persona è arrivata a febbraio e ricordo che la scorsa settimana il ministro Alfano, malgrado le segnalazioni del governo libico di Tobruk, ha detto non ci risulta ci sia nessuno presunto o probabile terrorista all'interno dei barconi. E oggi questa persona è arrivata a febbraio e oggi ci viene a dire che lui invece sapeva tutto e andava tutto bene.